giro rosa. Pedala, pedala, risali lo stivale. Pedala, pedala, arriva il giro rosa. La prima maglia blu di quest'anno è Tatiana Guderzo, al prologo migliore italiana. Sì, dai, come prologo è andata abbastanza bene, sono riuscita a conquistare questa maglia ed è una bella soddisfazione come prima tappa. Vediamo oggi di cercare di mantenerla o al massimo di cederla a una mia compagna di squadra, sarei felicissima, ma intanto noi viviamo giorno per giorno e dunque vedremo alla fine di questa tappa se ci saremo comportate bene. Bocca al lupo. Crepit. Per l'Estadio de Mexico fare in quota, Maria Giulia Confalonieri, fresca medaglia di bronzo dei campionati italiani, una grande prova. Sì, dai, domenica ci siamo difese bene, abbiamo corso bene, diciamo, tutta la squadra e meglio di così era dura andare, prima, terza e quarta, dai, siamo soddisfatte. La condizione cresce e oggi sicuramente è un percorso nervoso, però nel finale potresti esserci. Vediamo, sì, vediamo come giocava la Rabobank, visto come è andata ieri sera, però l'obiettivo primario della nostra squadra è tenere davanti la Fabiana Luperini e fargli prendere meno secondi possibile prima delle montagne, quindi lavoreremo per lei, vediamo poi nel finale come andrà a finire. A Santa Maria Vico anche Valentina Scandolara, medaglia d'argento ai recenti tricolori, vale una grande corsa domenica. Elisa Longoborghini per Light Products, una grande corsa, un grande secondo posto, com'è andata Elisa? Pauline Franprevot ha attaccato a due giri dalla fine, io l'ho seguita e siamo rimaste subito in tre, abbiamo ripreso Audrey Cordon, la mia compagna di squadra che è stata bravissima a tenere il passo in pianura e siamo poi arrivate in volata in tre e sono arrivata seconda. Sono molto contenta, ringrazio tutta la mia squadra perché oggi è stato veramente un grandissimo lavoro di squadra. Prima nei primi chilometri di tutte le mie compagne e poi Ashley Mullman in una delle fughe più importanti e Audrey Cordon nel finale. Devo ringraziare davvero tantissimo la mia squadra. Quindi occhi puntati non solo su Elisa ma sulla squadra che si è presentata a questa edizione forte con l'obiettivo di fare bene.